Rosario Cantelmo, che da 100 giorni non è più procuratore capo di Avellino, stamani ha preso parte alla cerimonia per la festa della polizia a Sant'Angelo dei Lombardi, una presenza che dimostra ancora una volta il suo attaccamento all'Irpini e alla gente di questa provincia, che esorta a guardare avanti a testa alta. Devono ancora un po', come dire, scrollarsi di dosso la vecchia loro caratteristica, quella di, come dire, far valere come propri diritti quelli che invece pensano siano i favori dei potenti. Io penso che piano piano ci stanno riuscendo e si scrolleranno di dosso questo fatto. Fare la fila davanti al potente di turno è scomodo, è meglio alzare la voce e dire questo mi spetta e lo pretendo. Prima di lasciare la guida della procura, Cantelmo, a proposito della criminalità, in più occasioni aveva fatto notare come in alcuni ambienti in particolare la criminalità si stava riorganizzando, concetto che ha ribadito anche questa mattina. Io quando sono andato via, diciamo che poi sono 100 giorni fa, poi non è tanto, secondo me c'era un interesse particolare per ricreare degli equilibri che qui non sono ancora determinati, quindi c'è veramente da mettere molta attenzione, ma credo che la Procura di Napoli, la DDA di Napoli, ci stia mettendo l'impegno necessario e collaborando con quella di Avellino, che ha il controllo del territorio, secondo me è indispensabile che lo faccia, si possono raggiungere dei risultati, però voglio dire non verrà da solo, c'è bisogno di tanto lavoro della Procura, arriveranno flussi di denaro interessanti e io ho l'impressione che qualcuno già sta, come dire, apparecchiando la tavola per sedersi e banchettare, quindi l'attenzione deve essere molto alta anche in questo territorio, che non va assolutamente sottovalutato. L'ho detto dal primo momento che sono arrivato e lo dico anche adesso da osservatore da lontano.